Io la prima volta vengo da Larino, sono di Santa Croce, quindi carissimo compianto Vincenzo Cosco, che mi piace ricordare. È la prima volta che vengo oggi, quest'anno, una bellissima squadra. Veramente sono rimasto contento e mi auguro che faccia un campionato tranquillo, sperando che nei prossimi anni si torni ai fasti della Serie B, che io ricordo perché venni spesse volte a vedere le partite. Un 4-0 in casa a memoria in Serie C credo sia difficile da ricordare. E infatti non me lo ricordo, sono impreparato, devo scartabellare qualche libro, però parte gli scherzi, una vittoria meritata, netta, dimostrazione di crescita della squadra, grande compattezza difensiva, grande capacità di ribaltare l'azione, grande concretezza, anche se nel primo tempo si poteva discutere per un paio di occasioni fallite, c'era un po' di tremarella perché la spalla aveva dei giocatori in grado di poterci impensierire. Tutto ciò non si è visto. Complimenti alla squadra, complimenti a questa vittoria che apre uno scenario diverso in questo campionato. Come dicemmo il 12 luglio alla presentazione di Mister Braglia, quest'anno forse ci divertiremo, magari ci è messo un po' di tempo in più perché la squadra è 80-85% nuova, però questi ragazzi stanno crescendo e ci danno la grande soddisfazione anche a noi tifosi che abitiamo fuori. Davide Teti, i colori rosso-blu nel cuore restano impressi? Quello sempre, quando posso, appena ho una domenica libera, la possibilità di venire a vedere la partita, scappo subito a vedere il mio Campobasso. Oggi hai visto pure una bella partita, penso. Oggi è stata una bella partita, il Campobasso gioca bene. Una squadra forte, una squadra che comunque può dire la sua in questo campionato. Senti, il Bari è partito bene, poi si è fermato un attimo, però devo dire che la squadra quest'anno sembra girare. No, Bari stiamo facendo bene, dopo l'annata dell'anno scorso non era facile ripartire, però stiamo facendo molto bene. Un 4-0 direi storico oggi contro la Spal. Sì, ci sta tutto, alla fine abbiamo fatto un'ottima partita, non abbiamo rischiato niente. 4-0 è il risultato penso giusto e meritato per questa squadra che sta facendo tanto e ci sta dando tante soddisfazioni. Davanti a 5.000 spettatori è ancora più bello. Il pubblico è sempre il 12° uomo in campo, ma su questo non c'erano dubbi. La cosa fondamentale è che lo scetticismo iniziale è stato superato e alla fine Braglia aveva ragione a fare quei proclami, perché la squadra c'è, una squadra quadrata, una squadra che lotta e prima o poi vedremo anche un po' di qualità che forse adesso manca. E anche tu fai il tifo per il Campobasso? Sì. Da quanto tempo tifi per i Lupi? Da quando sei piccolo? Nato, da quando sono nato. Ti è piaciuta oggi la partita? Sì.